Ciao ragazzi, faccio questo video molto velocemente perché ho quasi finito la pausa pranzo, però voglio assolutamente dire la mia. Avete visto il mio video precedente per il contest di Surreal in beneficenza? 5.000 euro fissi, sicuri, dovrebbero andare alla Sardegna. Oggi è uscito un video del capobastone in cui sputtana Surreal criticando la sua poca trasparenza, e io sono d'accordo, e questo è un tema che potremmo affrontare successivamente, ma attenzione, la scelta del signor Capobastone è di andare a levare il mi piace, spammarlo, sputtanarlo, non contribuire. Voi che mi seguite, ecco, spero di avere un buon rapporto, vorrei darvi, nel mio piccolo, che ho 28 anni e non sono nato l'altro ieri, vorrei darvi due piccole informazioni. Nella vita la forma è abbastanza importante, ragazzi, ma alla fin fine contano i fatti. Se vostra moglie vi dice che vi ama e poi vi tradisce, quello conta. Quindi, Capobastone, con questo video, che cosa vuole ottenere? Vuole ottenere che Surreal non vinca. Quindi non otteniamo tutti noi neanche 5.000 euro in beneficenza. Alcuni hanno sentenziato dicendo che no, dai, dannazione, ci mettiamo tutti un euro. Ma di quei 23.000 mi piace, chi me lo dice a me che ci stanno magari 18.000 persone che non hanno una carta di credito, che non possono fare una ricarica bancomat, che non possono donarli? Invece questo modo era gratis per tutti, quindi un sacco di gente avrebbe contribuito, quindi avremmo avuto una risposta. È un ottimo metodo e avremmo avuto quei 5.000 euro assicurati. Se continuate a seguire il consiglio del Capobastone levando il mi piace, non otterrete nulla. Nulla. La stasi, la staticità. E per che cosa? Per una fottuta questione di forma. Siete delle vecchie, delle zitelle, siete i tizi che commentano a porta, siete i tizi che commentano il calcio dopo che si è giocato, tifosi da stadio del cazzo. L'altra alternativa, quella che porta ad un fatto, è far vincere il video di Surreal, dove almeno, come cosa minima, sappiamo che è obbligato a dare 5.000 euro alla Sardegna. Andatelo a dire ai sardi se è qualcosina. È qualcosa, ragazzi, è qualcosa. E io qui l'ho scritto dappertutto, ma lo ridico in video perché mi piace far vedere la mia faccia. Chiederò a Surreal, e vorrei che tutti, dopo che abbia vinto, chiederete a Surreal di devolvere il 100% di tutto quello che vince. Sapeva che fosse soltanto 5.000 e non gli altri 5.000? Non mi interessa. Queste sono chiacchiere, le lascio alle zitelle. Le lascio alla gente che non si mostra. Lascio tutto questo ai facironosi, a quelle persone che vogliono fare tifoseria da stadio. Io guardo i fatti. Tutto quello che Surreal vince con quel video, anche se aveva accennato nel primo video, ma nel secondo video, aiutatemi, non si dice, quindi alcune persone, compreso me, quindi so anche io il coglione, hanno pensato che fosse tutto pura beneficenza, chiederemo a Surreal di devolvere il 100% di questa vincita in beneficenza nei confronti della Croce Rossa in Sardegna. Attenzione, faccio una premessa per onor del vero, Surreal oggi l'ha scritto su Facebook che avrebbe fatto così. Noi tutti, sarà nostro compito assicurarci che si sia verificato, chiedendo a Surreal delle prove. Ma comunque non potete levare il mi piace, perché state facendo il gioco di chi non vuole fare niente, non vuole contribuire a niente. È inutile, mi dice, le vere donazioni si fanno lì, perché non funziona così. La gente è pigra, la gente le cose gratis le fa, e un mi piace è gratis. Avremmo comunque potuto fare qualcosa anche facendo poco. Quindi ragazzi, le scelte sono due. Le chiacchiere lasciategli alle altri, le chiacchiere sono cazzate. Lasciate tutto via fuori, estraete il contesto, decontestualizzate tutto, prendete soltanto le scelte logiche, avete A e B. Levo il mi piace, alla Sardegna non va un cazzo, lascio il mi piace, alla Sardegna va almeno 5.000 euro e noi chiederemo a Surreal di mandargli tutti a 10.000. È facile. Bella per voi.